facciamo quasi subito per una passeggiata in centro. Si respira aria di festa. Una riflessione approfondita sulla vita ed i suoi molteplici significati. Una riflessione tracciata da Stefania Diedolo attraverso il percorso di Carmelita, la protagonista del suo Carmel, romanzo presentato a Barletta nell'aula magna del liceo classico Casardi nell'ambito di una serata organizzata dal Centro Studi Barletta in Rosa. Tanti sono gli spunti sul valore della vita offerti dall'autrice lombarda nella sua intensa opera. Lo spunto principale è sicuramente quello di non aver paura né della vita né della sorte. Questo ci dovrebbe spingere a vivere al 100% e non marciare con il freno a mano tirato. L'altro spunto fondamentale è quello che l'universo non fa mai nulla contro di noi. La sfortuna non esiste come entità superiore, esistono solo i cortocircuiti che noi abbiamo nella testa. E poi soprattutto il fatto che noi siamo il risultato delle nostre scelte, sempre. In questi anni ho solo danzato inconsapevolmente un tango psicologico. La serata di presentazione di Carmel ben si inserisce nel contesto delle attività del Centro Studi Barletta in Rosa, che pone al centro sempre il ruolo della donna ed è aperto all'analisi di tante tematiche, un'analisi da sviluppare anche attraverso l'unione delle arti. Questa serata ha fatto bene al cuore, perché tra i tanti obiettivi nostri c'è quello appunto di emozionare, e questa sera Stefania Diedolo ha colpito veramente nel cuore. Tra musica, letteratura e arte pittorica abbiamo raggiunto veramente abbiamo dato la possibilità ai nostri ascoltatori di riflettere su tanti temi importanti della vita che non conviene mai dimenticare, però quando vengono fatti attraverso la letteratura e la musica sono qualcosa di meraviglioso. A coronare il tutto un quadro dal vero della professoressa Antonella Palmitessa. Sono emozionatissima questa sera. A fare gli onori di casa il dirigente del liceo classico Casardi, Giuseppe Lagrasta, anche lui aperto alla multidisciplinarità e promotore di iniziative che possano suscitare l'interesse soprattutto dei giovani. È una serata importante, interessante, perché il romanzo si presenta come un tessuto, una mappa per narrare diverse situazioni, diverse esperienze, e quindi diciamo che è un romanzo che parla di un'analisi in famiglia, parla di relazioni familiari, di problematicità all'interno della famiglia e di famiglie allargate, insomma. Questo è un punto nevralgico ed è, a mio avviso, un romanzo che può interessare anche i lettori, i giovani lettori. Madre, il suo nome incarna l'essenza.